Oggi il Carnevale, che ovviamente è un periodo con tante manifestazioni, da quelle ludiche, da quelle culturali, si passa dagli eventi al teatro, si passa attraverso i veglioni, le mostre, e le mascherate, ma soprattutto con le tre sfilate dei carri allegorici, che sono l'elemento clou del Carnevale di Fano. Riteniamo con consapevolezza che possa essere il più antico carnevale d'Italia e d'Europa, quindi del mondo, essendo la tradizione del carnevale nata nei paesi occidentali. Abbiamo un documento originale del 1347 dove vengono registrati i conti delle spese sostenute per il gioco del carnevale. Altro elemento che mi piace sottolineare è anche le professionalità che in questo tempo sono cresciute, perché creare dei carri allegorici come quelli che sfilano il carnevale è complicato, quindi sono veri e propri artisti, noi li chiamiamo i carristi. Per realizzare un carro come questo, per esempio, servono all'incirca 4 mesi di lavoro, 3 mesi e mezzo, 4 mesi di lavoro, e una decina di persone che lavorano, diciamo, a tempo pieno per parecchie ore al giorno. E le misure sono enormi, insomma. Il carro Rossini, che si alza in piedi, arriva a un'altezza di 17 metri. Abbiamo, come dicevo, una serie di ragazzi, anche giovani, che mi auguro possano continuare questa antichissima tradizione del Carnevale a Fano e soprattutto l'arte della cartapesta, che è una di quelle tradizioni che purtroppo potrebbero scomparire. Il polistirolo arriva in blocchi grossi, di rettangolari. Ti disegni un progettino, ti disegni sul polistirolo la sagoma del personaggio che devi realizzare e poi la ritagli, si ritaglia con un filo a caldo. Per un tavolo di là c'è un filo perpendicolare, appoggi il blocco e ti tagli tutte le sagome. Dopodiché all'interno ci metti la struttura di ferro che ti serve per far stare in piedi il cupo e, come diciamo noi, poi lo impacchetti. Quindi impacchetti il ferro col polistirolo. E quando hai tutto il volume che ti serve per lavorare, cominci a grattarlo.